gruppo operava sostanzialmente attraverso l'approvvigionamento che avveniva tramite i canali campani con dei corrieri che si recavano direttamente nel quartiere di Scampia per poi portare lo stupefacente sulla piazza di Reggio Emilia. No, assolutamente non possiamo parlare né di un'associazione né tantomeno di collegamenti con la criminalità organizzata. Era sicuramente un livello, quando si parla di cocaina, di un medio livello, considerando anche il tipo di acquirenti e come un esempio importante è uno degli indagati nel corso delle attività di investigazioni ha detto che durante il periodo Covid ha perso circa 500 euro al giorno per mancati guadagni. Quindi dà l'idea, insomma? Dà l'idea di quello che è effettivamente l'entità dello spaccio. L'indagine e le attività investigative nascono l'ultimo giorno dell'anno del 2019, quando in un servizio congiunto tra le compagnie di Reggio Emilia e Castelnuovo dei Monti viene tratto in arresto un 42enne napoletano in Reggio Emilia, trovato in possesso di una somma cospicua di denaro e di 30 grammi di cocaina purissima. E successivamente, dopo una minuziosa analisi dei collegamenti e delle relazioni che lui aveva nel territorio della provincia reggiana, i militari sono riusciti a ricostruire tutta una rete, una capillare rete criminale che sostanzialmente era focalizzata sul traffico, sullo spaccio dei stupefacenti, in particolare nella provincia di Reggio Emilia. E chiaramente il risultato odierno è frutto di un'indagine durata 5 mesi e purtroppo chiaramente è stata dovuta interrompere per l'emergenza Covid, che poi ha un po' fermato tutto quanto. Anche gli stessi criminali hanno dovuto rimodulare un attimo diciamo i loro metodi di spaccio e di cessione dello stupefacente, come è comprensibile. Ma l'elemento di svolta, a parte noi abbiamo visto subito che questo 42enne era in contatto con parecchi corregionali abbiamo visto, insomma, dal monitoraggio investigativo che parecchi di questi erano già stati trovati in passato in possesso di droga, erano stati segnalati come consumatori e tutto quanto. Facendo il sunto di tutto quanto, siamo riusciti a capire quali erano le relazioni e quali erano anche i canali di rifornimento, le modalità con cui si svolgeva veramente il traffico delittuoso. Da quello, e poi comunque l'indagine poi si è evoluta e ci sono state attività tecniche che ci hanno proprio permesso di certificare anche il volume di affari del sodalizio.